Buongiorno, come va? Se mi vedete un po' sbattuta, oltre al fatto di non essere truccata minimamente, e anche perché stanotte sono stata abbastanza maluccio, avevo a un certo punto un mal di testa allucinante, di quelli fotonici proprio che ti fanno perdere la capacità di espressione, e tremavo dal freddo, avevo la nausea. È stata una bella nottata, stavo per morire in sostanza. Ora vabbè, esageriamola un po'. Però sono stata comunque maluccio. Stamattina ho ancora residui di mal di testa, infatti vedo che più tardi mi prenderò un qualcosa, un antidolorifico, quello che prendo sempre quando magari ho un po' più di mal di testa. Per il resto niente. Ieri non abbiamo, ieri era 1 novembre, quindi era festa. Ovviamente non ho lavorato né io né Marco, non abbiamo lavorato e poi siamo rimasti a casa tutto il giorno. A pranzo siamo saliti su dai genitori di Marco, però per adesso siamo rimasti a casa tutto il giorno, siamo proprio riposati perché Marco comunque era mezzo influenzato. Io mi sono comunque riposata, sono fatta gli affari miei, ho fatto le unghie, ho fatto la doccia, ho fatto tutte le cose mie con calma e quindi sarà la giornata di relax. Cioè, domenica che era previsto, che avevamo programmato di andare a Roma dopo che ho votato, che avrò votato, ovviamente è previsto maltempo, molto tempo, pioggia, ovvio, no? Qui si vota per il rinnovo. Cioè, questo è completamente controsenso. Bene, e ho rischiato la vita, evviva! Ma non ho parole, guarda. Ok, io adesso guido verso la mia destinazione, quindi verso il lavoro e ci sentiamo più tardi, domani, dopodomani. Ciao. Tu dici, riprendi la macchina, hai di nuovo il tuo attacco per fare i vlog in macchina, un pezzetto di vlog? No, perché ti svegli così, con questa voce. Bella, sexy. Fascinante, e poi devo prendere al lavoro. Stasera ancora sarà peggio. Che gioia, vero? Il che significa? Il che significa? Oh, pare qualcosa un po' di meglio. Che questa settimana, ah no, il blog c'è, no, un video ce l'ho già registrato. Quindi vi edito, quello lo metto venerdì. Ma dubito che la prossima settimana, se qualcosa non cambia, che ci siano video. L'altro sabato ero programmato tutto il pomeriggio per girare video, e poi inizierò a girare anche quelli per dicembre, voglio fare i video dovrei di tutti i giorni dall'1 al 24, però la vedo difficile. Molto difficile. Che fatica abita. Che difficile. Vabbè, comunque ho ripreso la macchina. L'avevo portata dal meccanico perché dovevo far cambiare il blocchetto del deviluci che si era rotto. E quindi quando mettevo la freccia mi si toglievano le luci perché l'attacco non faceva più gli scattini, ma scivolava. Quando mettevo la freccia, mano a mano toglievo tutto e quindi l'ho fatta aggiustare. E in più sentivo dei rumori strani di dietro. E erano i freni di dietro che erano praticamente andati. Uno era quasi completamente bloccato e l'altro perdeva olio. Quindi ho dovuto cambiare tutti e due i freni di dietro. Anche se la botta maggiore è stata il deviluci perché è un pezzo unico e quindi non può essere sostituito solo l'accrocchetto, solo la base, l'asticella. Detto questo, vi saluto, riposo la voce per un po' e ci vediamo quando riavrò la voce. Speriamo prima domenica perché è il mio compleanno e ci aggiorniamo. Ciao! Le patatelle, le patatelle.
e i mucchiolini. Sono carine queste che passano davanti mentre sta a fare il video. Buonasera. Oh, ho sbagliato merce. Buonasera bella gente, bella gente. Come va? Come va? Aspettate, tolgo la luce, quindi saremo un vlog al buio. Voilà. Allora, oggi non sono andata a lavorare. Sono una giornata di totale, quasi totale relax. Stamattina sono andata in redazione per sbrigare alcune faccenduole, pratiche, carte, cartelle, firme, firmette, ma niente di troppo stressante. Poi mi sono concessa un pomeriggio, un mezzo pomeriggio al centro commerciale a Coso, come si chiama, a Porta di Roma. Centro commerciale Porta di Roma, ho fatto un po' di giretti da Sephora, da H&M, da Zara, da MAC, quindi ho fatto un po' di giretti anche esplorativi in vista del Natale. Da Zara volevo provare la maglietta, quella che pare andare di moda adesso, però vabbè, è un modello abbastanza visto, non so, l'hanno presa sia Michelinia che Vanessa, però diciamo che non vado d'accordo col mio fisico, più che altro avendo io buca, avendo ciccia sui fianchi, mi fa praticamente così e non è del migliore, non è il taglio che mi dona particolarmente. Infatti sto pensando di farmi fare quella stessa maglietta, ma cambiando il taglio, modificando il taglio della mia sarta, e in questo modo potrò portarla io, perché comunque non mi dispiace, perché è praticamente un pleplum con una doppia balza e semplice la maglietta con le maniche lunghe, e è praticamente lo stile delle magliette, di alcune maglie che io ho che mi piacciono molto, solo che appunto rimane un pochino troppo corta e quindi la balza si fa appoggiare proprio sulla ciccetta, e io avendo ciccetta, avendo pelle, carne e fianchi, non me la posso portare, non me la posso permettere. A tutto c'è una soluzione, io ho una sarta che mi fa le cose quando vengono dei miei spunti creativi, e quindi penso che mi rivolgerò a lei. Per il resto poi sono andata a fare la spesa e così non ci andiamo sabato e basta, niente di particolare, niente di eccezionale. Marco adesso è staccato alle 6:30, adesso sono le 7 e fra un po' arriverà. Poi domani si ricomincia con il solito tram. Quello, comunque, aspettate che sto facendo manovra per parcheggiare. Perché io ho il mio parcheggio, diciamo, quasi riservato, solo che per parcheggiarci devo fare qualche centinaio di manovre, ecco, ok. Ora, una retromarcia. Ecco fatto, parcheggiato, e niente, siamo per accendere la luce, e questa ora, pure la luce di oggi, ho proprio ancora di più la ora, ecco, la matta,
Vi metterò qualche spezzone, credo, qua o prima del centro commerciale. Non ho ripreso granché perché non mi sono ricordata, sinceramente. Poi l'altro giorno è stato il mio compleanno. Domenica è stato il mio compleanno, il 19 è stato il mio compleanno. Sabato sera ho festeggiato con Marco e siamo andati a cena fuori, niente di particolare, però comunque abbiamo festeggiato il compleanno insieme. E poi domenica ho festeggiato con le mie sorelle, i miei cognati e mia cugina e abbiamo fatto il Polenta Day. Vi metterò una foto del Polenta Day adesso, ok? E praticamente, come avete visto, è tra una tavolata tutta piena di polenta e di sugo con la salsiccia. Devo dire, sarà fatta dal fidanzato di mia cugina, bravo Edoardo proprio, perché il sugo era molto buono, anche la polenta, nonostante fosse quella che si cuoce in 5 minuti, quasi istantanea, era molto buona, e quindi bravo Edoardo. E per regalo ho ricevuto una tuta nera, l'ho chiesta io così per portarla a casa, perché comunque io non porto tute quando sto fuori, e poi un vestitino da sempre da mia cugina, e questo cammina a mezzo all'ora, ok? Un vestitino da mia cugina, e i miei genitori mi hanno regalato la torta, tutti gli anni loro mi regalano la torta, mi ordinano e regalano la torta. E poi Marco mi ha regalato il profumo, mi ha regalato di Saint Laurent Montpari. Ho fatto vedere anche la foto su Instagram, vi metto qui il link del profilo nel caso non mi seguiste. E forza, andate a seguirmi! Andate, andate, andate! Come fa Loretta Grace? You better subscribe! Così, una cosa del genere fanno. E vabbè, lasciamo perdere. Comunque, andatevi andare a vedere la foto del profumo se vi interessa e se vi va iscrivetevi. Detto questo, vi saluto, al prossimo spezzone di video e ciao! Buongiorno! Come va? Come aspettate, guardo. Ok? Che attraversa. Buongiorno! Come va? Oggi è il 30 novembre e ufficialmente chiudiamo anche il vlog di questo mese. Faccio una piccola punta, una punta di sonno, va bene. E ho un ospite in macchina, adesso vi faccio vedere dove sei ospite. Eccolo, la mela rossa di Biancaneve. Oh, che pizza questi! Oh. Quando Guido esce fuori lo scaricatore di porto che è in me, anzi, o meglio, esce dal solito. Adesso sto tornando al lavoro. Un po' acciaccata, un po' ho 12 miliardi di cose da fare, 12 miliardi di cose a cui pensare, moriremo tutti! Ok, un attacco di panico, attacco d'ansia, anzi, più che altro. Freddo, a Roma è arrivato il freddo, perché che si dica, anche a Roma fa freddo, adesso fanno 13 gradi, io sto letteralmente morendo di freddo, oppure tra l'altro il piumino quello pesante, parcheggiamo, parcheggiamo, parcheggiamo,